Ciao a tutti da Axaroth della Tana dei Goblin, bentornati a The Goblin Show. Come vi avevo detto, vi ho portato l'autore italiano più internazionale che ci sia, più conosciuto, più noto dal pubblico mondiale. E quindi ecco a voi, con noi Andrea Chiarvesio. Ciao, ciao Asga, ciao a tutti, grazie per le belle parole, poi sono sicuro che sono colleghi italiani più noti di me a livello internazionale, però grazie. No, poi voi sapete, adesso Andrea ha accettato di fare la diretta a quest'ora, ma lui ci parla dal suo ufficio alle Bahamas, dall'ufficio alle Bahamas della Gacmon, o Simon. Toglici tu questo arcano, tu che ci lavori, io sento che Lang dice Simon. Sì, allora la pronuncia vera è Simon, però gli italiani tendono a dire Camon e tutto sommato vanno bene. Insomma. Anche a me Vabbè. viene più spontaneo, come tutti gli altri italiani, dire Camon o culmini or not. Anche perché c'è il gioco di parole che se no non funziona con Simone. Comunque, vabbè, pazienza, dai, lasceremo libertà di scelta agli ascoltatori. Libera. Allora, Andrea, partiamo un attimino dal passato passato. Game designer lo sei sempre stato fin, diciamo, dall'infanzia? Ti dilettavi o c'è stato un momento in cui hai capito che comunque fare giochi da tavolo ti piaceva forse quasi più che giocarli? No, credo che sia proprio una cosa che ho sempre avuto dentro. Cioè, anche da bambino mi inventavo l'entrare a lavorare in Wizard of the Coast, che mi ha permesso non solo di conoscere game designer come Garfield, Rosewater, eccetera, ma di in qualche maniera vedere un po' come si fanno queste cose dall'interno. E quindi ho potuto pensare, ho detto, ma magari forse ci posso provare anche io. Le prime cose sono andate benino, piacevano, ho iniziato a commissionarmi dei giochi e poi da lì ho capito che forse poteva diventare prima un secondo lavoro che mi ha dato discrete soddisfazioni e poi Che ora. è un lavoro a tempo pieno, diciamo. Esatto, sì. Ecco, saltiamo quindi dall'inizio e arriviamo direttamente alla fine. Cioè, Andrea Chiarvesio, dopo diverse esperienze, diversi giochi pubblicati anche con diversi editori, diverse collaborazioni, approda nel 2017 alla Simon, a questo punto. Quindi una ditta grande, una ditta americana, per cui magari anche un'impostazione diversa rispetto alle aziende con cui eri abituato a lavorare. Hai proprio notato una diversa impostazione? Hai notato un diverso tipo di, non so, di approccio, un diverso approccio anche al mezzo, perché poi comunque Simone si basa ancora sempre molto su Kickstarter. Insomma, e poi che ruolo hai adesso all'interno dell'azienda? Prima se hai notato qualche differenza e poi che ruolo hai? Allora, ogni azienda ha il suo approccio, ogni azienda ha il suo approccio al mercato, il suo approccio alla progettazione, alla produzione, al game design. Quindi, da un lato sì, dall'altro è la prima volta che sono in un'azienda come senior game designer a tempo pieno. Quindi per me non è neanche semplicissimo paragonare le esperienze precedenti, fondamentalmente quelle di un game designer freelance che andava di volta in volta a proporre ai vari editori il titolo che riteneva più adatto per quell'editore rispetto a lavorare internamente. Quindi, cioè, le differenze sono da un lato enormi e dall'altro sono probabilmente legate anche molto al ruolo diverso. Io ora ho molta più facilità di interfacciarmi con i miei colleghi che si occupano delle altre parti del gioco, perché una cosa che secondo me non è sempre chiara nella percezione degli utenti, nella percezione dei giocatori, è che un gioco da tavolo è veramente un lavoro di squadra, è veramente paragonabile a livello produttivo, è più vicino a un film che a un libro o ad altre forme, diciamo, di chiamiamola espressione artistica. Per cui io alla fine, quando scrivo il regolamento di un gioco, le meccaniche, mi sento vicino allo sceneggiatore di un film, non al regista barra produttore, eccetera, eccetera. E ci sono tante figure professionali coinvolte. Poter lavorare più da vicino con tutte queste, devo dire, è una bellissima esperienza e mi aiuta a fare meglio il mio lavoro anche. Questo parallelo è molto interessante col film, quindi con le diverse parti che vanno a comporre poi un'opera. E che poi, al di là del fatto appunto di collaborare con le figure professionali che magari
poi in futuro ospiteremo anche qua dei Goblin Show, quindi sviluppatori, grafici, illustratori, l'editore stesso. Tu in passato hai anche collaborato spesso con altri autori, firmando giochi a due mani o insomma, quantomeno hai avuto delle collaborazioni illustri o e importanti. Questo, diciamo, è una cosa che è venuta naturale, sentivi, come dire, il bisogno o la maggior stimolo magari a lavorare in coppia con qualcuno, o è, bene o male, è nato tutto un po' per caso, perché magari tra due autori ci si confronta, si ha un'idea che può sembrare carina a tutti e due e si va avanti senza pensarci poi più di tanto. Ma guarda, entrambe le cose. Da un lato sì, nel mio, come dire, processo creativo mi aiuta molto avere qualcun altro che sia il mio sviluppatore, come ad esempio il caso di Luca Iannaco, che ha firmato insieme a me i primi due titoli, che sia un altro autore, come può essere Pierluca, come può essere adesso Eric, o Christian per il gioco di Kingsburg, di Dadi. Mi aiuta avere qualcuno con cui scambiarmi idee, instaurare un dialogo, avere un processo di andata e ritorno, diciamo. Dall'altro, a volte mi ci sono semplicemente trovato, nel senso che sia nel caso, ad esempio, appunto di Kingsburg e di Olympus, i giochi erano miei, ma ero consapevole del fatto che ai giochi servisse un lavoro di sviluppo e non ero così presuntuoso da pensare di poterlo fare tutto da solo. Avendo la fortuna di conoscere Luca Iannaco, gli ho chiesto di darmi una mano. Alla fine il suo contributo è stato talmente importante per entrambi i giochi che ho sentito corretto che ci fosse il suo nome sulla scatola, perché è un po' il discorso che ti facevo prima. Cioè, io posso essere lo sceneggiatore, però un gioco ha anche bisogno del tecnico delle luci, del tecnico del suono, e soprattutto, tra l'altro, ha un regista il cui nome spesso non finisce sulla scatola, che è una cosa curiosa, è una differenza curiosa tra il nostro mondo e quello cinematografico. Beh, guarda, in una puntata passata con Alan D'Amico parlavamo del fatto che ormai tante scatole hanno sulla scatola il nome dell'illustratore, no? Chissà che magari poi prima o poi ci sarà forse anche il nome dell'editore. Voglio dire, sì, l'editore, meno male, c'è. Guarda, il direttore artistico, comunque il direttore di produzione, sono figure che incidono tantissimo poi Certo. sulla realizzazione finale. E quindi è solo una questione di, diciamo, di collaborazione, o a volte collaborare con un altro ti dà anche il ritmo giusto per portare avanti un gioco? Sei una persona magari che da sola tende un po' a rallentare e invece in coppia viene spronata, oppure non ne hai bisogno? No, lo scambio di idee mi stimola, cioè ho portato in fondo molti più progetti insieme a un altro autore, appunto, insieme a qualcun altro, di quelli magari iniziati da solo. Che non sempre, cioè dopo un po' mi viene meno effettivamente lo stimolo, cioè se non c'è lo scambio di idee, Si sente magari di quindi più la trovato. responsabilità anche se si lavora con altri, perché comunque se sei tu, come dire, a rallentare il lavoro ti senti un po' in difetto, diciamo, Sì, è vero. Alla fine in realtà i miei co-design nascono dei sensi di colpa. No, a volte anche proprio il piacere, cioè devo dire, ho avuto la fortuna che tutti i miei coautori sono tutte persone simpaticissime, un piacere lavorare insieme per un verso o per un altro. Ecco, mi sono scordato di nominare Bigio, che Sì, quello di Trist. esatto, è una figura diversa perché lui è più appunto l'autore dei disegni, dei testi, della property, però anche lui comunque ha dato molti contributi anche sulle meccaniche. Ed è veramente da ognuno e con ognuno sono riuscito a trovare un equilibrio differente in cui si cerca di specializzarsi un pochino nel proprio ruolo, ma si mantiene un dialogo costruttivo su tutte le parti del lavoro. Diciamo, magari per chi non lo sa, la copertina che abbiamo usato per questa puntata di The Goblin Show ha il disegno tuo fatto da Bigio, che è incastonato all'interno del disegno mio fatto da D'Amico, quindi insomma abbiamo fatto questo match-up tra. Mi sembrava Intanto bene. salutiamo Alessandro Sciacqua, Francesco Neri, Fabio Calicetti, Claudio Ruscelli, Alessandro Di Pace, Ken Parker, Bob Casabianca, Simone Paris, Tatsumaki da Cagliari, Marco Palermo, Alessandro Pabis che ci stanno seguendo. Devo dire che anch'io sono molto distratto dalla maglietta bellissima, grazie per l'omaggio
Sì, beh, insomma, ma io te ne ho un po' nel cassetto, devo dire. Dovremmo fare ancora tante, tante puntate di The Comedy Show prima che io riesca a esaurirle tutte. Veniamo però ai tuoi giochi adesso, veniamo nello specifico. Partiamo dall'inizio, da Kingsburg del 2007. Ecco, forse molti, non che non lo sappiano, ma magari a volte non ci pensano, ma Andrea Chiarvesio ha, se vogliamo, portato sulle tavole da gioco due meccaniche assolutamente originali, delle quali si potrebbe tranquillamente ritenere il padre, di una magari il copadre, ma comunque assolutamente un genitore 1 o un genitore 2, volendo. Una di queste meccaniche, e qui invece in assoluto è il padre, è quella della gestione dadi, perché Kingsburg è del 2007, se andiamo a fare i conti, e Troyes arriva solo nel 2010, che poi diventa un altro dei simboli, insomma, dei giochi della gestione dadi più famosi e apprezzati. Burgundy di Stefan Feld ancora un anno dopo, quindi 2011. Adesso ci sono tantissimi giochi che la usano anche in tanti modi, è stata poi declinata in tantissime salse. Ci torneremo poi ancora alla fine con un altro tuo gioco. Però, insomma, 2007, Kingsburg ti fa tirare i dadi e poi scegliere cosa fare con questi dadi, quindi inverte quello che normalmente era il classico flusso decisionale, per cui io faccio una cosa e poi i dadi li tiro dopo e vedo se quella cosa mi riesce, e qua invece è il contrario. Da dove nasce questa idea e come è stata sviluppata? Guarda, nasce effettivamente da un'intuizione, da un viaggio in autostrada di ritorno, credo, da una Lucca, e semplicemente dall'idea di, appunto, cosa sarebbe potuto diventare un gioco gestionale invertendo il classico, pensiamo, coloni di Catan, tiro i dadi, sulla base dell'esito otteniamo delle risorse. E mi è venuto a pensare, ma se provassi a invertire questo concetto, che cosa ne verrebbe fuori? Da lì è nato il nucleo portante di quella che è stata la meccanica poi di Kingsburg. Quindi è nata così. E lo sviluppo, appunto, è uno dei miei giochi che è cambiato meno, devo dire, dal primo prototipo alla fine, nel senso che, al di là di piccoli aggiustamenti sull'abilità dei consiglieri, sugli edifici, ecco, il contributo principale di Luca è stato l'introduzione dei gettoni più due per calmierare un pochino l'impatto del dado, aiutare i giocatori ad avere un minimo di flessibilità in più nella gestione. Prima era un effetto legato a un edificio, un po' come la fattoria per chi conosce il mercato, per chi conosce Kingsburg, che dimostra che un po' che non gioco i miei giochi. E poi è diventato, appunto, una feature del gioco, al punto che mi è sembrato corretto che fosse coautore. Quindi è nato da lì, lo sviluppo è stato, diciamo, relativamente semplice. Se poi alludi al famoso aneddoto del fatto che abbiamo cambiato in corsa all'ultimo momento l'effetto della regina, questo, ecco. No, perché questa spiego un attimo per chi ci segue, questa è una voce che gira nel sottobosco dei giochi da tavolo, no? Per cui il Kingsburg originale aveva una regina depotenziata, banalmente, o con un effetto leggermente diverso. 4 punti di vittoria secchi. Ok, insomma, molti poi dicono che fosse meglio la versione originale, che la scelta non è stata di Chiarvesio, che è stato l'editore, quindi la colpa è dell'editore. No, è interessante anche capire poi chi mette mano al gioco, perché è come dire, è, questo poi è un discorso più generale, quanta voce in capitolo ha l'autore nel momento in cui firma un contratto con un editore? Allora, mi rimetto all'esempio che ti facevo prima. Dobbiamo pensare all'autore veramente un pochino come allo sceneggiatore di un film. Non è il regista, non è il produttore, non è il direttore esecutivo, non è quello che scrive i dialoghi, non è il direttore delle luci o della fotografia. C'è un produttore che dice la sua, c'è un regista che dice la sua, a volte spesso sono la stessa persona, la stessa figura, sono riconducibili allo stesso nucleo di persone. Nel caso specifico,
uno dei partner internazionali dell'azienda che al tempo si occupò della prima edizione di Kingsburg, cioè l'allora Stratelibri, uno dei partner internazionali disse: abbiamo testato il gioco ci piace, ma abbiamo questa grossa perplessità perché secondo noi la regina viene utilizzata solamente negli ultimi 2 anni di gioco e non prima, e questo secondo noi è un problema. Il gioco così non è pubblicabile. È un po' come se appunto il regista o uno dei produttori venisse a dirti: guarda, la sceneggiatura del tuo film mi piace, però il finale non ci convince. Non è una cosa nuova, poi escono le director's cut con i finali, no? Esatto. Mettiamola così, sei uno sceneggiatore che non ha ancora visto un suo film sul grande schermo, andare ai festival, andare nelle occasioni importanti, che ha fatto soltanto qualche lavoro, diciamo, minore o su commissione, eccetera. E la tua prima esperienza importante, ti dicono una cosa così, che cosa fai? Dici, vabbè, se lo dobbiamo cambiare, il finale lo cambiamo. E quindi l'abbiamo cambiato. Poi, il finale è migliore, peggiore di quello che avevamo scritto noi originariamente. Questo apparente sbilanciamento ha anche aiutato a parlare molto del gioco, ha fatto un po', se vogliamo, polemica, addirittura c'è anche si è creata una strategia emergente dove si può davvero puntare sul cercare di andare il più spesso possibile a Regina, come dicono i giocatori professionisti di Kingsburg. Quindi alla fine, sai, è meglio la versione dei cinema o la director's cut? Non lo so, alla fine è un lavoro di squadra, direi che il lavoro di squadra è venuto bene. Beh sì, poi c'è stata la riedizione deluxe, c'è stata poi la riambientazione, no? Quella a tema sì. Kingsport Festival. Sì, che porta delle modifiche, ovviamente. La meccanica però sì, il gioco, la meccanica di base è la stessa. È una derivazione, uno spin-off, dai. Dunque, quanto potere ha l'autore? Allora, se proprio si vuole impuntare, normalmente i contratti danno all'autore la possibilità di avere il veto su modifica al regolamento. Quantomeno di solito quelli che firmavo io okay. Dicevano così. Poi dici che è sempre un mediare, chiaramente. Alla fine è un lavoro di mediazione, nel senso che per carità puoi farlo, però poi sei sicuro che con quell'editore non lavorerai mai più. Sì, poi dipende anche la modifica che ti propongono. Probabilmente se ti avessero detto a Kingsburg: no, prima scegliamo le azioni e poi ti diamo i dadi, tu avresti detto: beh, allora scusate, ma credo che nessun editore arrivi a fare. Cioè, no, spero di no. I casi dove si arriva a discutere sono proprio quelli un po' borderline, cioè dove la modifica è abbastanza importante da andare a impattare sul gioco, ma non è così fondamentale da scardinarlo, ecco. Guarda, salutiamo anche Sgananzi, un po' c'è Francesco Neri che fa una domanda interessante, la posticipiamo un attimino perché ne avevo una simile, Francesco, e verrà fuori poi quando parleremo di Iperborea, quindi rimane in linea che gliela faremo in quel momento lì. Da Kingsburg, prima di parlare di Iperborea, però parliamo di Olympus, che è diciamo il gioco precedente. Ah, io mi ricordo quando tu annunciasti Olympus, era praticamente il gioco che io stavo cercando, me lo ricordo benissimo, perché ero sempre lì che mi dicevo: ma mi piacerebbe un gioco in cui ci si combatte, però al contempo si sviluppa anche, come dire, una propria civiltà o la propria plancia con una serie di edifici diversi. E quando, cavolo, uscì Olympus, dissi: beh, questo lo prendo assolutamente, ero molto entusiasta del gioco. Oltretutto, Olympus non ha solo questo, ma aveva anche un'idea meccanica di base, anche in questo caso direi originale, anche se poi ha avuto meno seguito, meno sviluppo, perché fondamentalmente era un piazzamento lavoratori in cui il giocatore che piazzava faceva un'azione, se vogliamo, più forte, un po' a Puerto Rico, possiamo dire, e gli altri volendo potevano seguire con la loro pedina facendo un'azione meno forte. In questo caso però, a differenza di Puerto Rico, le pedine ovviamente del giocatore erano limitate, quindi se tu seguivi poi troppe volte non facevi poi mai azioni, diciamo, principali, più forti, però a volte ti serviva quell'azione lì e se non seguivi non riuscivi più a farlo. È un'idea anche che è stata ripresa in un articolo, noi abbiamo messo a paragone con Keeper, se vogliamo, che ha un po' lo stesso principio, cioè spazi esclusivi che però un altro giocatore può condividere seguendo l'azione. Quindi, diciamo, l'idea base però viene da Olympus anche in questo caso. Anche se poi di Olympus si è fatto, se vogliamo,
un parlare maggiore sulla questione del bilanciamento dei vari edifici, quelli speciali, cioè quelli che erano sulla plancia degli edifici unici che erano sceglibili solamente da una persona, il primo che li prende. Ecco, il bilanciamento nei giochi. Sempre di più ormai si viene fuori questo argomento, anche perché i giochi vanno online, vanno sulle piattaforme, vengono giocati sempre di più, si fanno delle statistiche, quindi è anche più facile che saltino fuori se ci sono delle magagne, poi delle piccole percentuali ci sono sempre, è importante che queste percentuali non siano eclatanti, insomma. Problema del bilanciamento, al di là del problema stesso, che non so, cioè, avete mai avuto l'idea di, immagino che sia difficile, io purtroppo di informatica me ne intendo poco, ma ricordo che per Puerto Rico anni fa uscì il fatto che uno aveva fatto dei bot, gli aveva fatto fare tipo, non so, una milionata di partite, e da lì aveva visto che era sufficiente introdurre una moneta in meno per quelli che partivano col grano, insomma, per riequilibrare le percentuali delle posizioni. Ma può diventare una prassi, al di là di Tabletopia prima del lancio, per cui sono sempre, diciamo, esseri umani a testare il gioco, quella di sviluppare un bot che testi un gioco prima del lancio per equilibrare delle fazioni? Guarda, la cosa un po' buffa della domanda che mi stai facendo è che Luca da sempre lavora così, Ecco. cioè incluso il tempo di sviluppo di Olympus. Quindi le polemiche sullo sbilanciamento di Olympus a me hanno sempre fatto molto sorridere, perché tutte le volte che ne ho parlato con Luca mi fanno: guarda, ho n.000 dati di n.000 partite che sono qui a dimostrare che gli edifici sono perfettamente bilanciati. È chiaro, bisogna saperli usare, alcuni sono più difficili di altri da utilizzare. Questo purtroppo poi è un problema annoso, perché chiaramente. Diventa veramente difficile da dimostrare, anche perché a differenza di altri giochi, dove all'inizio del gioco, prima di iniziare a giocare, ti viene assegnata una razza, una civiltà, un qualcosa, un potere speciale del tuo personaggio che tu hai prima e che usi tu esclusivamente prima di ogni altro giocatore. Olympus dà oltretutto la possibilità ai giocatori di andare a prendere l'edificio speciale su cui vogliono imperniare la strategia della loro partita sostanzialmente quando vogliono. Sì. Quindi non c'è nulla di pregresso, cioè non è stiamo iniziando la partita, io so che tu hai quella razza del gioco X che non menzionerò, e quindi so che tu statisticamente hai il 6% in più di me di probabilità di vincere o il 12%. Ma gli edifici sono tutti lì, sono prendibili per tutti, il primo che sceglie una strada la può percorrere, il gioco oltretutto ha sufficiente interazione diretta Sì. per permettere ai giocatori di andare a intervenire qualora ritengano che la strategia di un giocatore in questo momento Questo io non l'ho sia sempre efficace. sottolineato. Quindi su Olympus mi sento veramente di rimandare qualsiasi critica al mittente, ma non semplicemente perché credo che sia, non dico l'ultimo gioco a soffrire di questo problema, ma qua. In ogni caso, se poi il gioco venisse fuori effettivamente uno sbilanciamento, tu sei favorevole a un intervento a posteriori? Non so, mi viene in mente McGertz, che in realtà non lo fa perché i suoi giochi sono sbilanciati. Però quando abbiamo intervistato con Sava a Modena Play, gli abbiamo fatto la domanda per Radio Goblin: ma perché hai fatto Antiche 2 o perché hai fatto Imperial 2030? E lui diceva: ma guarda, che io quando faccio un gioco ci rimugino poi sempre sopra, provo nuove cose e se vedo che una cosa mi viene meglio, lo pubblico con le cose che secondo me sono migliori. Sei No, no. favorevole a questo tipo di cose o dei tuoi giochi te ne scordi, diciamo, una volta pubblicati, poi non. No, io sono d'accordissimo, nel senso che in realtà lo sviluppo di un gioco o il disegno di un gioco non è mai veramente finito. Noi ci lavoriamo sempre di continuo, per cui sì. Poi magari a me non è mai capitato di avere l'occasione di, o comunque l'unico mio gioco che ha avuto due edizioni è Kingsburg, e parlandone con Luca abbiamo deciso che il gioco alla fine aveva soltanto magari bisogno di un modulo di espansione in più, ma non di ritocchi o di modifiche. Però io credo che il lavoro di sviluppo di disegno in gioco non sia veramente mai finito. Cioè, a un certo punto si dice: ok, è abbastanza buono da poter essere pubblicato. Ma è chiaro che alla luce di quello che uno impara andando avanti a fare questo mestiere, di modifiche e correzioni, se ne può
se ne possono fare tantissime. Sicuramente se dovessi rilavorare su Olympus oggi lo farei diverso, andrei a cambiare determinate cose, magari toglierei gli edifici unici disponibili per tutti, li farei uscire da un mazzo unico, oppure li farei draftare. Ci sono n.000 meccaniche uscite nel frattempo, soluzioni migliori, più eleganti, più adatte, a cui all'epoca non avevo pensato. In breve la risposta è sì. Allora, io mi ricollego alla domanda che faceva in chat Francesco Neri, che poi non vedo più la chat. La chat la vedi a destra. È sparita quella dei commenti. Commenti, non li vedi più? Certo. Te li dico io comunque. Vabbè. Ti chiede, che lui ti ha catalogato come autore euro, dice, quindi a Lacmon sei coinvolto in progetti meno American, oppure è lui che ti ha catalogato male e poi alla fine sviluppi entrambi i fronti del gioco? Guarda, io mi ritengo, ed è un mio grosso limite in realtà, un autore molto eclettico. Siccome gioco un po' tutto, mi piace poi cimentarmi con tutto, comprese le cose che mi vengono meno, che ne so, i party game su cui sono veramente pessimo. E quindi, nel senso, può essere che come autore la mia inclinazione a volte mi porti un pochino di più verso i gestionali, gli Eurogames, diciamo. Però gioco volentierissimo gli American. Se non ne ho fatti molti in precedenza, perché comunque richiedono talmente tanto tempo di sviluppo, scrittura, cura dell'ambientazione, eccetera, che facendolo come attività super occasionale, in qualche weekend, eccetera, non avevo tutto il tempo per preoccuparmene. Quindi diciamo che sì, può essere da un lato che la mia immagine pubblica come autore sia stata definita da titoli un po' più gestionali europei, però né come giocatore né come autore mi ritengo confinato in una casella, che poi è anche il grosso limite, perché è molto più facile essere riconoscibili e avere successo quando si sa fare benissimo una cosa piuttosto che benino tante. A questo proposito introduciamo anche il prossimo gioco, che è Iperborea. Iperborea è un gioco, diciamo, che è stato quasi un unico nel suo genere, nel senso che intanto è stata una delle pochissime, forse l'unica, non lo so, produzione di Asterion, insomma, che poi è diventata Asmodee, ma era una produzione proprio italiana di Asterion. Poi era un big box a tutti gli effetti, una scatolona, aveva queste belle illustrazioni uniche per ogni carta, se non sbaglio, la mappa costruita ad esagoni, c'erano fazioni asimmetriche che combattevano, e anche qua una meccanica che era nuova, perché quell'anno escono comunque per Essen tre giochi con quella meccanica, ma fatto sta che Iperborea era in lavorazione già da diversi anni e insomma non penso di fare un errore se lo ritengo il padre del bag building, quindi le azioni si facevano con questi cubi messi in un sacchetto, si estraevano tre cubi alla volta, se non la memoria non mi inganna, si andavano a posizionare come si voleva sulle proprie azioni e poi così via. Quando un'azione era riempita di cubi, la si faceva e si andava avanti. Ovviamente nella partita era possibile integrare con nuovi cubi a seconda della direzione che si voleva far prendere alla propria civiltà. Iperborea ha avuto, non ho i dati alla mano, però comunque un buon successo, proprio perché era un gioco che oggi viene tranquillamente definito ibrido. E questo risponde anche un po' alla domanda di Francesco, perché aveva sicuramente una componente American di alta interazione, poteri asimmetrici, quindi fazioni molto diverse che si sviluppavano poi in maniera molto diversa, una componente anche di fortuna, perché nel back building c'è per forza di cose, e però aveva poi tutta una parte di gestione euro, anche per esempio nei combattimenti, che erano deterministici, anche se poi non potevi farli esattamente quando volevi, perché dovevi diciamo costruirti la combinazione di cubi giusta. Al di là di, ecco, intanto un attimo sulla meccanica parliamo. Il back building, anche qua, se vogliamo un'idea che deriva banalmente dal deck building, però intanto ci devi pensare poi a farla, perché ogni cosa deriva da qualcos'altro, ma se poi non ci pensi non la fai. Come è uscita? Questa è uscita curiosamente in auto.
ma questa volta da una conversazione tra me e Pierluca, è più o meno andata sulle, seguendo la falsariga di quello che dicevi tu, nel senso che abbiamo iniziato a dirci, ma bella la meccanica del deck building, e se provassimo a sostituire le carte con qualcos'altro, con cosa potrebbe funzionare? E dopo due chiacchiere abbiamo iniziato a parlare di cubetti. Ah, che bello se i cubetti fossero tipo delle sillabe di incantesimi, a seconda di come tu posizioni i cubetti puoi ottenere incantesimi diversi. E da lì è nata, diciamo, l'idea germinale di quello che poi ha portato a essere Iperborea. Quindi la meccanica è nata, in questo caso, vedi, dal dialogo con un amico autore, quindi dall'influenzarsi reciprocamente nel chiacchierare, come del resto era nata quella di Arcano. Poi, che dire, sì, Iperborea per certi versi effettivamente è stato un prodotto apripista, se vogliamo la stessa ricetta che poi qualche anno dopo avrebbe portato al grandissimo successo di Scythe, cioè un gioco che ha alcuni elementi di gestionale europeo, ma una forte interazione diretta, un'esplorazione di mappa, una serie di elementi casuali che richiamano sicuramente più al mondo America. Può essere che per certi versi fosse da un lato troppo in anticipo rispetto ai gusti, forse sì. E dall'altro il fatto che è stato è stato uno di quei film con una serie di incidenti di lavorazione, di percorso, che ne hanno rallentato l'uscita, e quindi magari si è ritrovato a uscire in un anno in cui quell'idea che evidentemente circolava nell'aria è diventata tre giochi anziché essere il primo a realizzarla l'anno prima. Tolte queste cose, devo dire, il gioco, il risultato finale è super soddisfacente, il livello di produzione è stato molto molto bello. È un altro titolo su cui prima o poi mi piacerebbe tornare, però appunto ho questo difetto che tendo poi a entusiasmarmi sempre tanto per le idee nuove, e quindi ho sempre voglia di andare a recuperare. Andrea Dado, intanto, che abbiamo avuto ospite la scorsa puntata, dice che Iperborea è il capolavoro di Chiarvese Zizzi, gioco purtroppo sottovalutato. Sul sottovalutato vorrei dire qualcosa io. Più che sottovalutato, secondo me, un po' come ha detto Andrea, forse non erano prontissimi i tempi per accogliere Iperborea, forse c'è stata anche una percezione sbagliata del prodotto all'inizio, questo ovviamente non dipendente dal prodotto stesso, ma forse dipendente dall'estetica, dall'impatto che aveva il prodotto, quindi molti giocatori, io mi ricordo le polemiche, i commenti all'epoca, molti giocatori si aspettavano un American in piega regola, molti giocatori American erano rimasti appunto molto spiazzati dal discorso della gestione dei cubetti, dal non poter combattere se non avevi la combinazione giusta, però ecco, diciamo che alcuni lo avevano preso pur essendo fuori target loro rispetto al gioco. Penso effettivamente che se uscisse oggi su Kickstarter, ad esempio, perché sarebbe un gioco assolutamente adatto a quel tipo di piattaforma, essendo pieno di roba, di miniature e anche facilmente espandibile, quindi non avrebbe certo problemi di inserire una nuova razza, nuove tessere, nuove cose così, avrebbe già un pubblico molto molto più preparato a riconoscere il tipo di gioco che era, e anche un pubblico più allenato a giocare quel tipo di giochi, questi ibridi che comunque vediamo sempre sempre più spesso e che hanno comunque un gran successo. Va bene, passiamo da Iperborea, passiamo a invece un gioco completamente diverso, a Warstones, che hai fatto in coppia con un altro goblin, Raistlin dei Goblin, il cui vero nome mi sfugge, mi ricordo il nick, ma mi sfugge. Com'è? Maurizio Favoni. Maurizio Favoni, esatto. Warstones è invece un gioco di schicchere, diciamo come base, di abilità, in cui però avete innestato anche tutto un sistema di, se vogliamo, costruzione di liste, dico alla Warhammer, ma ovviamente molto meno laborioso di quello che è la costruzione della lista di Warhammer, però comunque un sistema a quei punti in cui ti costruisci un esercito. E poi ovviamente un sistema, diciamo, di punti azione
per cui, se non mi ricordo male, perché io l'ho provato nella demo a Lucca, se non sbaglio, punti azione, per cui fare una cercare di fare una cosa con la schicchera, di consumare tot punti, per farne un'altra e consumavi altri, e così via. Poi c'erano degli obiettivi a centro tavolo che dovevi cercare di conquistare. Intanto, come vi è venuta questa idea? Cioè, è uno skirmish tattico in cui però schiccheri i dischi invece... Allora, per una volta non eravamo in auto, anche perché Maurizio tendenzialmente non la prende, ma a casa sua. Era un periodo in cui andavo spesso a giocare da Rising. E ci è venuta di nuovo una conversazione casuale, se non ricordo male, davanti a una pizza. E si parlava forse di Summoner Wars, che è un gioco che a lui piace molto. Abbiamo provato appunto l'esercizio che io a volte provo, di ma cosa succederebbe se cambiassimo radicalmente un elemento di questo gioco in qualcos'altro. Fa sì, no, bello, però questa cosa che le truppe si muovono così piattamente, una scacchiera, no? Ma se si muovessero in un altro modo? Allora abbiamo provato a ipotizzare i modi in cui si potevano muovere le truppe di Summoner Wars, e alla fine sarà che forse magari avevo giocato di recente a Caraband o a qualche altro Dexterity, ho detto, ma se si provasse a flickare? E da lì è partito un fiume di riflessioni che ha portato anche lì alla nascita del nucleo di Warstone. Per cui io credo che alla fine molte delle mie idee nascono così, chiacchierando, e nascano dal fatto di giocare molto. È un qualcosa di noto, praticamente. Dico, sì. Provato a sovvertire qualcosa di noto. Sì. E appunto, ed è possibile solo perché credo gioco tanti generi diversi, e quindi non rinchiudendomi in uno, le influenze mi arrivano dalle cose più disparate, a volte anche da fuori dal mondo dei giochi. Ecco, ma ti faccio una domanda a bruciapelo a proposito di questa cosa. Ma è importante per un autore giocare anche a giochi non suoi? Te lo chiedo perché quando facciamo le interviste per il Magnifico, tante volte ci accorgiamo che gli autori giocano poco. Cioè, fanno tanti playtesting dei loro giochi, però... Allora, ognuno ha quello che ha, questo lo capisco. Torno, scusa se abuso del paragone, ma torno a abusare del paragone con appunto gli sceneggiatori di film o i registi. Ci sono, credo, scrittori o registi che hanno una visione molto chiara. Vivono, tra virgolette, nel loro mondo, lo abitano letteralmente con una parte importante di sé, e quindi non hanno troppo bisogno di andare in giro per i mondi inventati dagli altri, perché sono impegnati a costruire questa gigantesca cattedrale che è l'opus magnus della loro vita, e quindi le influenze esterne sì, ogni tanto sentono, vedono che c'è qualcuno fuori che sta facendo qualcos'altro, ma non ne hanno bisogno. Altri come me sono un po' più girovaghi, cioè troviamo l'ispirazione nel ricevere stimoli esterni, e ci piace cimentarci in più cose, cioè creare mondi diversi, magari non così dettagliati, magari non sempre così rifiniti, però dare così, metterci alla prova con qualcosa di sempre nuovo, di sempre diverso. Quindi non credo che ci sia una regola generale, nel senso che se hai una visione autoriale molto forte, probabilmente non hai bisogno di giocare troppo, soprattutto non hai bisogno di giocare a generi molto diversi da quello di cui tu occupi tu. Cioè, se tu fai soltanto gestionali German, una volta che hai giocato i tre più importanti che escono all'anno, che altro devi giocare? Quello fai, di quello ti occupi. Se hai l'indole, perché non è neanche questione, cioè proprio una questione di indole personale, cioè se ti piace, proprio senti il bisogno di cimentarti con generi diversi, sperimentare cose diverse, eccetera, eccetera, allora ecco che giocare tanto e giocare tante cose diverse diventa un po' imprescindibile. È anche un po' una dote richiesta a chi cerca di farlo per professione, perché quando fai il game designer per professione, spesso e volentieri lavori su commissione, e quindi
se ti viene detto fai un dexterity, non puoi dire no, non li so fare. Certo. No, quindi dipende anche sempre dall'ottica con cui ti metti. Io personalmente, a chi mi chiede, dico che a me, per il modo in cui io faccio questo mestiere, serve tantissimo conoscere e provare il più possibile. Però posso capire che altri autori magari... Quella è la tua strada, diciamo, non è l'unica strada. No, non è l'unica. Io lo trovo utilissimo. Ti ritorno un attimino su Warstones, perché ti sottopongo una delle... Forse l'obiezione che ho sentito, non dico più spesso, però forse quella che mi ha colpito di più, perché effettivamente non la trovo, diciamo, sbagliata. È un gioco di difficile catalogazione, Warstones, ed ha un rischio intrinseco all'interno della sua struttura. Cioè, il giocatore che vuole schiccherare, cioè il giocatore che ne so, che la sera si gioca a Pitchcar, magari può essere più difficile che voglia mettersi lì a ragionare su una lista di un esercito o ragionare di punti azione su quello che può o non può schiccherare. Viceversa, il giocatore che si mette a costruire una lista di eserciti, che si mette lì a ragionare su cosa è meglio infilare, cosa è meglio non, le tattiche, strategie, poi magari trovarsi la risoluzione dell'azione tramite una schicchera che deve dare, potrebbe esserne disturbato. Cioè, avete rischiato molto, secondo te, con questo, proponendo questo gioco, cercando di unire queste due anime che potrebbero effettivamente essere in contrasto, quella dello stratega e quella dello schiccheratore folle? O secondo te comunque alla fine il prodotto è risultato la giusta sintesi tra questi due mondi? Allora, il prodotto è la giusta sintesi. Vi siete posto questo problema quando l'avete fatto? O... Sì, no, chiaramente sì. Il problema ce lo siamo posti, sia in fase di sviluppo che in fase di ideazione. Al punto che in realtà, per chi conosce davvero Warstones, il gioco è pieno di piccoli meccanismi che permettono a un giocatore anche diversamente bravo a schiccherare di rimanere competitivo, perlomeno, diciamo, non proprio in un contesto torneistico, però a livello di partita tra amici. Ci sono eserciti, ci sono build che ti permettono di sostanzialmente... non richiedono la bravura del giocatore professionista di sticker per essere competitivi, altri si basano molto di più sulla bravura nella sticker. È vero che il fatto che l'intersezione, diciamo, di questi due gusti probabilmente potesse non essere un pubblico particolarmente ampio, e che è il primo prodotto di nuovo sul mercato che ha questa esatta combinazione, ha tenuto lontani molti editori a cui l'avevamo proposto. Poi è stato bravo e coraggioso Federico e la Red Glove a accettare la sfida, si sono innamorati dell'idea, del concetto, del prodotto, ci hanno messo anche in questo caso del loro nel lavoro di sviluppo e di realizzazione, e il risultato finale è un gioco effettivamente che probabilmente fatica ad arrivare a un pubblico, ai grandi numeri, proprio per la sua natura ibrida e particolare, però secondo me siamo riusciti a fare qualcosa di assolutamente non solo unico, ma anche perfettamente valido e funzionante. Magari mi auguro che nell'era appunto delle piattaforme di crowdfunding, eccetera, chissà, Warstones potrebbe vivere un domani potrebbe tornare in una forma che aiuti a spiegare questo genere davvero un po' unico e particolare al grande pubblico. Perfetto. Sto leggendo la domanda. Sì. Voglio sapere quanto giochi ogni settimana. Quante sere per capirci dedico al gioco? Allora, da una a due in realtà. La PlayStation 4... No, alza, fa lì morire di invidia. No, 5-6. Un paio al massimo, e la PlayStation 4, da quando sono arrivato, è diventata la console di Netflix, giusto? È giusto quello. Però sì, diciamo un paio, a volte quando riesco tre, ma è più un caso unico che l'altro. Devo dire che il fatto che anche a mia moglie non dispiace giocare aiuta. Beh, sì, sicuramente. Torniamo un pochettino all'inizio e a Come On, Simone.
dalla carrellata di giochi che abbiamo fatto, dalle idee che hai sviluppato, da quello insomma, che abbiamo detto, si capisce che le idee le hai tutte e riesci anche a svilupparle. Io ripeto qua in diretta quello che poi ti ho scritto nella scaletta e che per me vuole essere un complimento, cioè il fatto che secondo me il capolavoro di Andrea Cavezzo deve ancora uscire. Inteso come proprio un gioco che è in grado di mostrare al 100% le tue potenzialità, no, non che quelli che abbiamo menzionato non lo siano, però secondo me hai ancora ampio margine di manovra. Il fatto di lavorare alla Camon, quindi di avere anche una squadra alle spalle molto forte, immagino, e dei mezzi anche realizzativi molto forti, secondo te può metterti nelle giuste condizioni di realizzare il tuo capolavoro o comunque alla Camon come dire, fai più lavoro di sviluppo, di scouting che non di creazione? C'è margine, diciamo, per questa cosa, secondo te? Assolutamente sì. Allora, grazie al fatto che posso finalmente dedicarmi al game design a tempo pieno, 5 giorni alla settimana o quasi, lavoro molto di più all'ideazione e allo sviluppo dei miei giochi di quanto non riuscissi a fare prima. Il che vuol dire che non solo quando sono pronti e vengono passati magari al team di sviluppo già a un livello, secondo me, superiore. Mi permette di poter lavorare contemporaneamente su più idee, su più prototipi, su più titoli. Chiaramente, magari non tutti arrivano a diventare un gioco che vedete sugli scaffali, perché poi la proporzione è anche quella, eh. 8-10 idee, magari 7 le butti, 2 le sviluppi, una arriva in produzione. Quindi sicuramente sì, devo dire l'opportunità di lavorare con non soltanto gli altri grandissimi professionisti del team di Camon, ma anche aver iniziato a fare co-design con Eric Lang mi sta, credo, aiutando ad aggiungere un'altra dimensione al mio lavoro e un altro modo a volte di vedere le cose. Il nostro primo gioco che è Munchkin Dungeon arriverà negli scaffali, credo, nei primi mesi del prossimo anno, se non vado errato. E questo solo il primo. Ne abbiamo almeno altri, diciamo, tre in lavorazione. Uno è il gioco di carte di Cyberpunk 2077, degli altri due non posso dire niente. Comunque Però ci sono. Io non lo so se uno di questi sarà il mio, il nostro Bene, capolavoro. no, lo Anche lavorando a progetti invece solo miei, anche lì poterci dedicare più tempo e attenzione, credo che possa soltanto fare bene. In qualche caso potrebbero ancora una volta non essere quello che vi aspettereste da me, proprio perché mi piace Vabbè, pazienza, pazienza. Mi vagare. accorgo adesso che prima di questa domanda ho saltato, ingannato dalla piega del foglio, Signorie. Signorie che riprende la gestione dadi, stavolta inserendo un meccanismo di draft, per cui i dadi sono un pool comune e vengono draftati tra i giocatori per fare le variazioni poi sulla plancia, sulla scheda personale. Signorie viene anche nominato per il Goblin Magnifico, entra negli 8 di quell'anno. Ecco, il tuo rapporto con i premi, perché poi tu ne hai ricevuti diversi, un Best of Show a Lucca, sicuramente per Olympus, questo me lo ricordo. Kingsburg Olympus with Zero Miki. Ecco, quindi sono tre, comunque la menzione negli 8 del Goblin Magnifico spero non ti faccia, non ti abbia fatto schifo. Il tuo rapporto con i premi, ci fai attenzione, non ci fai attenzione? Comunque ti fanno piacere, beh, immagino di sì, è meglio che non riceverli. Come direbbe Catalano, meglio riceverli che non riceverli i premi. È un po' come, di nuovo, i premi letterari, i premi del Festival del Cinema, sicuramente sono un riconoscimento che fa piacere. Non si fanno giochi in vista di, cioè non si fanno progettandoli per un premio, però, insomma, che altro dire? Fa piacere perché comunque è un riconoscimento della qualità del lavoro, ecco che.
Io continuo a ribadirlo, è sempre un lavoro di squadra, per dire, parlando di Signorie, Signorie è il mio primo unico gioco fatto con la What's Your Game di Mariano Iannelli, sì, che credo molti conoscano. Mariano è un regista barra produttore che mette molto del suo in quello che fa, e credo che la mano di Mariano si veda in Signorie. Cioè, mi pare anche di capire dagli ultimi ritardi che hanno che sia anche uno molto puntiglioso, poi magari lo chiediamo direttamente a lui, lo chiederò, ma mi sembra che se non sei convinto di un gioco non lo fa uscire. Assolutamente sì. Mariano ci lavora, ci rilavora, interviene molto sul lavoro di sviluppo del gioco, a volte anche aggiungendo veramente delle idee autoriali, soprattutto ha una visione chiara, poi occupandosi anche lui in primis della grafica, dell'illustrazione, di tutto, veramente ha un'idea molto chiara di quello che secondo lui deve essere il prodotto, il progetto finale. Per cui penso che Signorie, da un lato, un gioco leggermente più complesso dei miei giochi medi, ed è perfetto per la linea di pubblico a cui What's Your Game si rivolge. E in questo senso era, credo che così leggo la nomination nel Magnifico. Sì, certo. Un target al cui livello di complessità strategica io non arrivo, però in quel caso credo che il gioco ne facesse pienamente diritto per via anche dell'apporto della What's Your Game al titolo. Quindi sì, mi ha fatto molto piacere. Credo che alla fine, ecco, è un esempio di quella cosa che dicevamo prima, cioè è il mio secondo gioco, Kingsport Festival consideriamolo semplicemente un remake, è il mio secondo gioco che ha come cuore un meccanismo di gestione dei dadi, è molto diverso da Kingsburg, ma la meccanica base risente di quello che ho imparato nei 10 anni che erano passati, negli 8 anni, quello che è dall'uscita di Kingsburg, quindi imparando nuove cose, giocando nuovi giochi, evolvendosi, dice, beh, ok, questa meccanica qui avrei potuto farla diversamente o meglio o in maniera più aggiornata e moderna, ed è venuto fuori. Nel piccolo sto lavorando a un gioco di gestione dadi. Bene. E speriamo un domani uscirà. Ok. Nella gestione dei dadi sai che è un validissimo concorrente in Tascini che ne sta sfornando uno dietro l'altro di giochi di gestione dei dadi, si è abbastanza invetrato su questa meccanica, poi lo chiamerò anche lui per intervistarlo al The Goblin Show. È un amico molto bravo, sentiamo cosa ne pensa. A lui spetta probabilmente il titolo, o a lui o a Paolo Mori, di autore italiano più noto nel mondo. Va bene, ultima, vogliamo qualcosa di personale per chiudere. A cosa stai giocando ultimamente che non sia tuo o di Kvon? Cosa ti sta piacendo e non piacendo, volendo? Allora, guarda, ho giocato di recentissimo a Tiny Towns. Ah, quello dei cubetti da draftare. Sì, quello dei cubetti da draftare, mi è piaciuto molto. Gioco semplice, ma cattivissimo. Appunto, un po' perché ha queste caratteristiche quasi ibride che a me spesso piacciono in giochi. Ho provato Parks, che è... Ah, quello dei parchi americani? I parchi americani. Esteticamente meraviglioso, ed è la stessa meccanica, se vuoi, o comunque una meccanica vicina, analoga, che richiama quella di Tokaido, però portata in un gioco... più gioco, ecco, cioè più da gamer e meno da giocatori occasionali rispetto a Tokaido. Questi due tra le cose che ho giocato recentemente sono tra quelli che mi sono piaciuti di più. Tra quelli recenti ma non recentissimi ho adorato Everdell. No. Un gioco di combo di carte abbastanza... L'ho fatto bene, ecco, lo preferisco Wingspan, non che Wingspan non mi piaccia, però se devo scegliere tra i due... Scelgo Everdell, poi... Hai provato Res Arcana, per caso? No. Credo in mente perché è un altro gioco di combo di carte di Tom Lehman, quello di Race for the Galaxy. Che secondo me è un altro peso medio abbastanza degno di nota dell'ultimo periodo. Sì, è, come sempre, guarda, ce ne sono così tanti che riuscire... Poi ultimamente veramente tanti. Riesci ancora a giocare a mente libera senza integrare le meccaniche a scopo di studio? No. Non sempre, no. Ma in realtà non l'ho mai fatto, cioè
Io sono un giocatore abbastanza scarso, sinceramente, al tavolo, ed è proprio per questo, perché spesso e volentieri giocando mi viene da ma guarda che interessante questa meccanica, cioè scompongo il lavoro del designer che c'è dietro e poi magari mi perdo la giocata, la mossa, la cosa, per cui no, anzi, credo che l'indole del game designer sia proprio quella di analizzare i giochi in questa maniera e raramente di, ecco, riesco a giocare a mente libera i giochi che non hanno niente di nuovo da dirmi. Allora, se un gioco, adesso ci ho giocato l'altra sera, fammi trovare, che non mi ricordo anche il nome, ecco, ci ho giocato a Era l'altra sera, il gioco è bello, esteticamente tra l'altro meraviglioso, però siccome è sostanzialmente un roll and write, un roll and build, con gli elementi tridimensionali, eccetera, eccetera, a livello di design non aveva nulla di particolarmente interessante, quindi sono riuscito a giocare a vincere la partita, ma perché in quel caso non avevo nulla. Poi puoi sempre usarlo come scusa, quando perdi. No, io stavo pensando alle meccaniche di questo gioco. Anch'io quando perdo dico no, ma io da recensore ho cercato di giocare una strada alternativa per testare se il gioco funzionava. Anche no. funziona. No, è che sono proprio scarso. Va bene, Andrea, ti faccio chiudere, oltre a farti in bocca al lupo, ovviamente, per i tuoi prossimi giochi, e poi vado in chiusura io, di quello che vuoi. Oddio, adesso, ora mi è spiazzato perché siamo fuori scaletta, che posso dire? Grazie a tutti quelli che hanno seguito questa chiacchierata, che la vedranno su YouTube, grazie soprattutto ai giocatori, perché senza di voi, senza la vostra passione, senza la vostra voglia di provare quello che noi abbiamo da proporvi, noi non potremmo fare questo mestiere, che per me è il mestiere più bello del mondo, quindi un enorme grazie per permettermi di fare quello che faccio. Io ringrazio Andrea Chiarvesio per averci fatto compagnia in questa puntata del Goblin Show. Per il Goblin della puntata saluto Delia, che in realtà è una goblinessa che ci segue spesso nelle nostre chiacchierate, diciamo, in home page, commentando articoli e recensioni. Ci vediamo, come sempre, tra due settimane, quindi tra due giovedì 28 novembre, questa volta con Mario Sacchi di Postscriptum, al quale cercheremo di carpire questa volta i segreti dell'editoria. Ciao a tutti, stay gamer, stay goblin. Ciao.